Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo qua io e Federico, come al solito, il martedì e il giovedì. Fede, buonasera. Buonasera. E allora siamo qui per commentare la quarta giornata della Lega Italiana Calcio Virtuale. Oggi andremo a seguire insieme una partita del gruppo B, del girone B. Ci sarà la partita tra Eagles Calcio 5 Sport e Monte Spaccato. Una partita interessante, ovviamente come da nostra abitudine, prima di andare a vedere quello che è successo martedì, cosa succederà questa sera, le formazioni delle due squadre, io andrei a intervistare un paio di ospiti. Che dici, Fede? Andiamo. E allora partiamo con i nostri ospiti, li facciamo entrare insieme, ovviamente. Un ospite per l'Eagles e un ospite per il Monte Spaccato. Benvenuti, ragazzi. Buonasera Buonasera, benvenuti, a grazie. tutti, buonasera a tutti. Allora, intanto grazie di essere qui, visto che sta per iniziare il match, quindi soprattutto Dago è pronto per mettere in campo la formazione. Daniele è più, diciamo, un dirigente societario, quindi stasera guarderà l'incontro piuttosto che giocarlo. E allora io partirei da Dago, così almeno lo facciamo andare a dare le indicazioni ai ragazzi e a partire per questo match. Inizia, diciamo, andiamo a vedere per la prima volta in live il Monte Spaccato. Ha iniziato questa nuova avventura nel mondo sport. Quali sono le prime impressioni per voi che lo rappresentate e per la società che è entrata in questo mondo? Allora, io devo dire che come competizione abbiamo trovato molto, molto buona e molto preparata e molto organizzata. E per quanto riguarda la società del Monte Spaccato, ho parlato proprio stamattina con il referente e ti dico che è una bella società. Sono andato a vedere anche io direttamente e ti dico che è una bella società e ci seguono molto anche sui social, perciò ci stiamo trovando molto bene. Bene, bene, questo è importante, ovviamente è un primo passo, quindi ci vorrà un po' di tempo. Noi abbiamo, insomma, nel corso di questi anni sono tante le società che sono passate e hanno iniziato questo percorso, e ovviamente ogni volta poi si va sempre a migliorare, no? A livello di interesse, a livello di novità, che poi non è più novità. Andiamo un po' più sul tecnico. Voi siete una squadra nuova per questa competizione. Le squadre che avete incontrato fino a questo momento, che impressione vanno fatto? Insomma, pensate di poter giocare fino alla fine, o insomma, avete trovato un livello alto? Il livello è abbastanza alto, cioè sì, per noi è, diciamo, è nuova come competizione, ma comunque ho visto che non, cioè, il livello è molto alto, però a noi ci piacciono le sfide abbastanza difficili e ti dico che diremo la nostra, fino alla fine non lasceremo mai. È proprio una cosa nostra che non ci tiriamo mai indietro, anche se troviamo un muro più alto di noi. E qual è l'obiettivo? Arrivare alla fase gold, alla fase silver, provare ad arrivare fino in fondo? Guarda, l'obiettivo come al solito è arrivare il più in alto possibile, però già arrivare pure alla Silver, anche meno, per noi già è tanto come prima esperienza. Andrebbe pure molto bene, insomma. In ottica campionato, diciamo, vero e proprio, che inizierà a gennaio. Siete pronti, insomma, a questa competizione che sarà veramente importante. Molto probabilmente saranno tre le serie che ci saranno, tante nuove società che entreranno in gioco. Insomma, si fa sempre più importante la competizione. No, ma infatti noi stiamo facendo le competizioni oltre a questa qui, proprio perché il nuovo gioco è molto più tecnico del 23 e ci sono stati un po' di problemi di aggiornamento dei player, perché è tutto un gioco un po' particolare, un po' più, molto più tecnico, perciò ci dobbiamo un po' ancora abituare, però ci stiamo riuscendo facilmente, ci stiamo adattando tranquillamente. Bene, bene, allora io ti ringrazio, Dago, di essere stato qui con noi questa sera. Tra poco, insomma, vedremo i tuoi ragazzi all'opera e spero di averti qui magari ospite nelle prossime settimane, prima di un'altra vostra live.
ok? Sempre disponibile, lo sai. Grazie mille, grazie e buona partita. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e buona partita. Buona partita. Ciao ciao. E allora, eccoci qua con Daniele, il nostro secondo ospite. Ce la possiamo prendere un po' più comoda con lui, perché dovrà solamente vederla questa partita. Daniele, io ovviamente con te vorrei fare un discorso un pochino più riguardante la società, no? Tu sei un dirigente dell'Ipsos Calcio 5 Sport. Allora, la prima domanda che ti faccio è, so che voi venite da un mondo Xbox, no? Quindi prima eravate in un'altra console, in un altro, per quanto riguarda l'eSport ovviamente, ma a livello di sport vero e proprio, è una società di calcio a 5 reale, quindi la Eagles? Sì, assolutamente, l'Eagles affonda le sue radici in realtà dal 1996, insomma, io sono subentrato evidentemente diversi anni dopo, quindi in particolar modo, insomma, il gruppo, alcuni dei quali insomma ci sono ancora, si è formato intorno al 2009-2010, dopodiché abbiamo insomma solcato e cavalcato diverse volte numerosi campi di calcio a 5, quindi abbiamo comunque una certa esperienza nel mondo e nell'ambito dello sport. Tuttavia, un po' per appunto il Covid, ma un po' anche per le nuove tendenze che ci sono, che si sono sviluppate in questi ultimi anni, abbiamo voluto fortemente, e su questo ringrazio anche Emanuele Carosi che è stato un grandissimo promotore, abbiamo voluto fortemente diciamo strutturare quella che è l'esperienza degli sports, in particolare appunto dando poi una veste più istituzionale, specialmente in questi ultimi tempi, al nostro progetto. Quindi è attivo sicuramente il calcio a 5, però personalmente sono davvero entusiasta e sono carichissimo per questa avventura degli sports, e i ragazzi si stanno impegnando veramente tanto. Quindi insomma è veramente una bella realtà, perché poi quando sentiamo, di solito sono abituato, no? Io in questi mesi, in questi anni, tra LND, tra il campionato ATI, sono diciamo sempre abituato a coinvolgere le società, no? A spiegare che cos'è gli sport. Sentire che una società c'è, diciamo, l'ha fatto senza essere coinvolta, per me è insomma tanta roba. Diciamo che la passione è quella che poi muove molto, no? le coscienze, e quindi ci spinge a fare cose importanti. Ripeto, questi ragazzi hanno tanta fame, tanta voglia di divertirsi innanzitutto, ovviamente, però anche di competere, perché è anche giusto insomma gareggiare, no? Sportivamente parlando, evidentemente. Certo. E quindi veramente siamo molto molto contenti anche della vostra organizzazione, della modalità, no? Della strategia che state mettendo in atto per fare veramente un qualcosa di grandioso. E poi personalmente lavoro nel campo delle nuove tecnologie, quindi mi sento in particolar modo sensibile, anche se ammetto che non sono proprio un fenomeno come giocatore, però questo insomma è un'altra storia. E magari pian piano, no? Riuscirai anche tu a dire la tua. Ma solamente per quanto riguarda quindi il Pro Club di FIFA, oppure avete altre, diciamo, siete nell'eSport anche in altri giochi, in altri campi? Allora, se noi siamo sostanzialmente come disciplina, evidentemente FIFA. Io la chiamo disciplina, insomma, nel senso come, sì, sì, no, come gioco, come universo, perché veramente c'è tantissimo. Che sto scoprendo sempre di più, quindi noi ci stiamo focalizzando molto su questo, per noi è molto importante. Ovviamente partecipiamo ad alcune competizioni, però ripeto, vedo veramente anche una rosa, un roster molto importante che sta dando il massimo tutti i giorni. Faccio fatica anche io come dirigente poi a seguirli costantemente, ma loro si allenano tantissimo. Non sembra, Daniele, non sembra, ma è uno sport questo, però per tanti sembra un gioco, ma in realtà è uno sport vero e proprio. Per me lo è, perché ne sto, ripeto, un po' per sensibilità personale, ma un po' perché
appunto lo sto conoscendo sempre di più, è assolutamente uno sport dove ci si allena, dove appunto c'è un mister, c'è una, nel nostro caso c'è anche una società di dirigenti e c'è una progettualità. Vogliamo investire molto sugli sport elettronici, in particolare insomma sull'universo FIFA, quindi per noi personalmente come società questo è soltanto l'inizio. Molto bene, sono molto contento di sentire queste parole, perché per me quando sento questo, insomma, io che sono un promotore di tutto ciò, è veramente molto molto importante. Tra l'altro tra poco per voi, perché con Emanuele insomma abbiamo anche perfezionato l'iscrizione all'LNB Lab, che ovviamente faremo sempre anche noi sui nostri canali e quindi sulla nostra piattaforma, tra poco per voi partirà anche questa competizione, che è insomma la competizione a cui Emanuele teneva tantissimo, quindi altra competizione importante, altre cose insomma da dover, anche per te che sei un dirigente, da dover curare. Sì Franz, sicuramente la competizione che partirà per noi è davvero molto importante, perché è un ulteriore nuovo inizio e ci teniamo tantissimo e abbiamo anche le qualità secondo me per poter fare decisamente bene. Personalmente Emanuele è un tipo che è un passionale che ci tiene tanto, però credimi che anche noi proprio come società stiamo coordinando molto con Emanuele, stiamo trasferendo ai ragazzi proprio l'importanza della competizione che presto inizierà. Però il miglior modo per arrivarci è giocare, allenarsi e perché no anche vincere, insomma. Certo, quello aiuta sempre. Allora io ti ringrazio di essere stato qui con noi e come ho detto anche prima al capitano del Monte Spaccato, spero di averti qua in live magari quando faremo qualche approfondimento, così possiamo parlare. È una partita che deve iniziare, quindi siamo con i tempi stretti e dobbiamo chiudere. Grazie davvero di essere stato qui e in bocca al lupo per il progetto non so, io do sempre l'in bocca al lupo a entrambe le squadre, anche per la partita di stasera, però non vorrei poi tanti si arrabbiano perché sono scaramantici, allora io non dico niente. No, da sportivo dico che parlerà il campo in un modo o nell'altro. Esatto. Speriamo di divertirci. Noi, io e Fede, l'unica cosa che chiediamo ogni volta è che ci facciano divertire. Poi per il resto... Assolutamente sì. Io ringrazio voi per l'ospitalità e siete stati super gentili. Grazie, grazie davvero Daniele. Alla prossima. Grazie. Ciao. Allora Fede, dobbiamo leggere un po' un attimo i risultati e il turno di questa sera, le formazioni, e poi io direi che possiamo anche cominciarla questa partita questa sera, no? Che dici? Andiamo. Vai allora, tutto tuo. Iniziamo con i risultati della terza giornata del girone A, quella che si è giocata martedì, partendo con la partita che è stata in diretta, che abbiamo commentato qui in diretta in live, dunque la Dispoli Roma City, fin da 2-3 per il Roma City. L'Etna PC eSport ha perso per 2-1 contro l'Academy Santa Marinella, il 5-0 del Villanova San Buceto sul Vissora, il 2-2 tra Pontedera eSport e Grifo eSports, Elis Scuola Sportiva 0 e Vigna Via 3. Ricordiamo che Vigna Via l'anno scorso ha dominato il campionato di LNB. Leggiamo anche la classifica se abbiamo tempo. L'unica squadra a 9 punti che è il Villanova San Buceto, poi a 6 punti ci sono Roma City, la Dispoli e Vigna Pia, a 5 il Santa Marinella, a 4 per il Pontedera, a 3 Grifo eSports e Etna eSport, a 1 l'Elis e a 0 lo Sporting Grottamare e il Vissora. Ma il girone B leggo io. Girone B con i risultati: con Aranova che batte Alba Roma 2-0, Città di Cervedri con il Cimini 2-0, Matese Eagles 1-2, Montespaccato Borgo San Martino 2-3, Barcanova Lyon 0-1, per una classifica che vede in testa il Città di Cervedri con 9 punti, poi Aranova e Matese 6, Alba Roma 4, Olympic Salerno, Lyon, Barcanova, Eagles e Borgo San Martino a 3, Montespaccato a 1 e Cimini a 0. Andiamo a leggere le partite che si giocheranno questa sera, vai Fede. Partite del girone A che sono Grifo eSport contro Elis, Villanova San Buceto contro Pontedera, Academy Santa Marinella contro Vissora, Roma City, Etna, Sporting Grottamare, Academy La Dispoli.
mentre per il girone B c'è l'Alba Roma contro il Borgo San Martino, Eagles calcio a 5 con te spaccato, ovviamente in giallo perché è quella che stiamo commentando questa sera, Olympic Salerno Matese, Falcimini Viterbo, Barcanova e Aranova, Città di Cerbedri, riposa la Lyon eSport. E allora io credo che i ragazzi si stanno schierando, noi andiamo a leggere le formazioni delle due squadre, Fede, perché le formazioni sono pronte, addirittura abbiamo anche i moduli stasera, guarda in basso c'è anche il modulo. Ah. Vai Fede, puoi, vai. Vuoi fare, chi vuoi fare tu? No, tutte e due tu. Faccio tutto io, va bene. Allora, gli 11 iniziali dell'Eagles sono Porto Franco, Raponi, Orlando, M Orlando T, Messina, Cucu, Di Mauro, Raponi M, Martino, Costa Magna e Carosi. Si schierano con un 3-4-1-2 quelli della Eagles, mentre invece il Monte Spaccato schiera un 4-1-2-1-2 con Cardone in porta, poi Renda, Cattaneo, Labricciosa e Perugino, Girolami che dovrebbe essere l'uno davanti alla difesa, Tuccini e Rebussi due ai suoi lati, Di Bella dietro le punte che sono Decorato e Federico. Eh sì, sono proprio loro. Federico è il cognome, mi sono informato perché quando mi hanno mandato la formazione ho detto ma sicuro mi ha mandato il nome, no è il cognome, quindi Federico è il cognome con Decorato davanti e Costa Magna e Carosi dall'altra parte. Io spero di vedere una partita con tanti gol, ora aspettiamo che insomma arrivi l'invito, stanno ovviamente per invitare, noi siamo pronti, siamo ovviamente in ritardo come è normale che sia, perché se no, eccola qua, siamo nella pagina del Monte Spaccato, nella pagina Twitch, eccola la connessione per gli avversari. Fede, ma siamo coi tempi perfetti stasera, che siamo coi tempi perfetti, sì. Che regia, siamo coi tempi perfetti, che regia. Maglia blu per il Monte Spaccato, maglia bianca per l'Eagles eSport. Importante questa partita, perché insomma essendo un girone di sola andata con 11 squadre, ogni partita è importante, ogni diciamo possibilità di guadagnare punti può dare la possibilità a queste squadre di qualificarsi per le fasi finali, è una prima fase abbastanza veloce del torneo per poi avere una seconda fase secondo me dove ci divertiremo tanto, Fede, perché ci saranno diverse serie con tante squadre e tanto divertimento. Speriamo non ci siano problemi anche questa volta come è capitato invece nella scorsa live. Non credo, dai, speriamo di no. È partito, no, è partito. Siamo partiti, tutto ok. Il primo possesso per il Monte Spaccato che ricomincia subito dal proprio portiere, dovrebbe essere Cardone. Subito la squadra azzurra in possesso palla a far girare, a cercare un pertugio nel 3-4-1-2 delle Eagles che sono molto strette, maglie molto strette, non c'è spazio, quindi continua il possesso del Monte Spaccato qui alla palla persa con Carosi che però non riesce a sfruttare questa ripartenza. Nuovamente però le Eagles sulla sinistra con Teo, sposta sul destro, poi mette questa palla a rimorchio sulla quale però non arriva nessuno, può intervenire comodamente la difesa del Monte Spaccato. Allora possesso palla della squadra in maglia azzurra. Comunque adesso che si cerca molto la partenza da dietro, no? Anche nel calcio, insomma, tutte le squadre adesso anche in Serie C, in Serie D fanno questa partenza da dietro dal portiere, anche il gioco si è adeguato, perché per trovare spazio va fatta girare la palla tantissimo da destra a sinistra, sì, ma come diceva anche il capitano del Monte Spaccato prima, no? È un gioco molto più tecnico quest'anno. Esattamente, è stata una cosa che ci hanno confermato anche i due capitani di la Dispoli e il Roma City la scorsa settimana, quindi è una cosa che accomuna un po' tutti, è un gioco che forse assomiglia un po' di più a come PES, diciamo, che come era FIFA. Esatto.
però devo dire che è molto bello secondo me. Sì, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, nonostante aver perso il nome, comunque non hanno perso alla fine il, non ha perso il suo appeal. Assolutamente, assolutamente. Tanto il Monte Spaccato continua a macinare il gioco. Poi l'uscita e rimessa laterale in zona offensiva per il Monte Spaccato. Apertura a destra con Renda, poi Snake, Aterlake. Nuovamente possesso palla da dietro, spazi molto chiusi e i gol che si muovono in blocco, salgono, scendono, sempre chiuso. E Monte Spaccato che fa fatica a trovare lo spazio per l'imbucata. Adesso Carosi, apertura a sinistra nella zona di Teo, che però sbaglia il tocco all'indietro e recupera il capitano del Monte Spaccato, Rebu. Ancora nessun tiro in porta, nessuna occasione pericolosa. È tutta giocata a centrocampo con i passaggi. Ok, questo lancio lungo sul quale però non arriva l'attaccante del Monte Spaccato tutto solo. Nel frattempo si è anche fatto male Raponi. Che dovrebbe essere Raponi F, non Raponi M. Occhio allora al Monte Spaccato che supera la linea di metà campo, ma come vedete va sempre a sbattere contro il muro bianco delle Eagles. Occhio qui a questa occasione con Reboot, quasi zona tiro, viene chiuso subito da due, ma occhio al fallo. Le punizioni da una zona molto interessante. Sono belle, sono belle quest'anno. Molto molto interessante qui. Si segnala molto di più. La coordinazione del numero 9 del Monte Spaccato alla Cristiano Ronaldo. Anche la preparazione del tiro va. Che parata! Una parata di Portofranco che salva le Eagles. Prima vera occasione di questa partita. Ma occhio adesso alla ripartenza delle Eagles con Carosi che appoggia Teo, aperto a sinistra. Potrebbe mettere il cross in mezzo che arriva verso il limite dell'area di rigore, allontana la difesa del Monte Spaccato. Nuovamente però le Eagles, qui recupera il Monte Spaccato. Quando il primo tempo sta per giungere al suo tramonto. Anche questa palla sbagliata. Di divertirsi, ma in questo primo tempo poche emozioni, stato... però tante indicazioni interessanti soprattutto sul nuovo gioco. Sì, ci hanno fatto scoprire un po' di cose interessanti. Ovviamente le squadre stanno studiando anche Fede, secondo me, perché hanno tutte e due paura di perdere punti, come dicevamo prima. Adesso ogni partita è fondamentale, perché tre punti, un punto fanno sempre la differenza in un girone all'italiana praticamente di sola andata con 11 squadre. E quindi hanno, secondo me, tutte e due paura di perdere punti. Eccolo, chiamato! Arriva il gol delle Eagles. Arriva il vantaggio delle Eagles, calcio a 5 Sport. Un gran gol da lontano. Un bel tiro. Numero 59 ha segnato Pelosigna. È il suo nome. Soprannome, quindi forse... immagino di sì. Dovrebbe trattarsi però di Costa Magna. Sì, credo proprio di sì. Anche se no, forse no, dovrebbe essere più giocatore esterno sulla sinistra, quello più vicino al pallone in questo momento delle Eagles. Che non dovrebbe essere Costa Magna, quanto più forse Martino. Allora, non è dato saperlo in questo momento. Occhio a questa palla recuperata, ma nuovamente persa dalle Eagles. Occhio. Ci
c'è la parata del portiere delle Eagles, Eagles che con il minimo sforzo sono in vantaggio, perché è l'unico tiro in porta, è arrivato il gol che fino a questo momento decide il match, quindi massimo risultato con il minimo sforzo in questo primo tempo, poche ovviamente anche le occasioni per il Monte Spaccato, però una partita molto equilibrata, le squadre che si stanno studiando fino a questo momento, ha avuto la meglio le Eagles con l'unico tiro in porta del match. Speriamo che nel secondo tempo, insomma, vista la posta in palio, comincino un po' a scoprirsi. Ora il Monte Spaccato sicuramente dovrà, no, Fede, cercare di scoprirsi un po' per arrivare al pareggio. Ora forse il fatto che si sia sbloccata la partita potrà insomma aumentare un po' lo spettacolo. Speriamo di sì, vediamo cosa diranno anche gli allenatori alle squadre negli spogliatoi. Intanto dalla chat ci dicono sì, è il 59 Costa Magna che ha segnato. Il 59 Costa Magna, allora avevamo visto bene, diciamo. Avevamo visto bene. Allora ragazzi, anche in chat, chi vincerà secondo voi questo incontro? Voglio vedere un po' di risposte da parte vostra. Forza, gonfiamola questa chat, gonfiamola. È ripartito il match, Fede, vai. Andiamo con la telecronaca, con Monte Spaccato sempre in possesso, ma il copione per ora sembra sempre lo stesso. Cerca di trovare uno spazio che ora trova il Monte Spaccato, ma c'era fuori gioco da parte dell'attaccante della squadra in maglia azzurra. Possesso palla delle Eagles con il rap 20. Ora Raponi. Risolveremo il problema dei nomi. Occhio a questa palla dentro per Carosi. Che calcio, è la gran parata di Cardone. Cross in mezzo, sempre Carosi di testa, stavolta non impensierisce il portiere del Monte Spaccato. Sempre possesso palla del Monte Spaccato. Finiremo questa partita con il Monte Spaccato che avrà un 70% di possesso palla. 85 secondo me. La palla è sempre tra i piedi dei difensori del Monte Spaccato, perché poi non riesce poi a concretizzarsi l'azione. Tanto qui però c'è, ecco, ho parlato, ma io parlo e pam, gol di decorato. Gol di decorato, non riesce a finalizzare, pam. Pescato benissimo qui sul cross che dovrebbe disperato essere arrivato da, che è arrivato dalla sinistra. Porto Franco disperato, però 1-1 che tutto sommato possiamo dire meritato per il possesso palla, soprattutto per il possesso palla, anche se poi c'è chi dice che il possesso palla è inutile. Bah. Ci sono diverse scuole di pensiero. Esatto, io sono più del pensiero De Zerbi in questo momento. Possesso palla finalizzato a fare qualcosa, certo, il possesso palla che fino a se stesso non porta a niente, ma un possesso palla che ti porta da una metà campo all'altra sicuramente. Poi, come diceva un altro genio del calcio, no? Se la palla ce l'abbiamo noi non ci possono fare gol, quindi esatto. anche lì c'è poco da dire. Comunque ho una notizia, Fede, diciamo, rimanendo sul discorso LND Lazio che inizierà a breve, insomma, e tutto il discorso campionati che partiranno, la LND ha vista, diciamo, lo spareggio fatto dal Torino con l'Aranova, e vista il fatto che l'Aranova ha perso ai rigori praticamente la possibilità di andare in SRD direttamente, hanno fatto partecipare l'Aranova ai playoff, quelli che sono stati fatti con tutte le altre regioni.
praticamente in queste due gironi che sono stati sorteggiati, la Lanova si è qualificata per giocare la finale lunedì 13 contro una squadra, mi sembra, della, se non sbaglio, del Piemonte, per andare in Serie D. Quindi c'è la possibilità che il Lazio il prossimo anno abbia tre squadre provenienti dalla Serie E direttamente in Serie D, quindi Vigna Pia e Torino, che già parteciperanno, si potrebbe aggiungere la nuova fede. Chissà quanti gol avrà fatto impareggiabile in questa era Pellegrino. Pellegrino era. Quindi già un po' ti manca se va, ah, se sì, va in Serie D, ti manca. Oramai ho imparato a conoscerli, Gatto, Pellegrino, Edera, tre bomber che sono andati via. Mamma mia, e allora insomma c'è questa possibilità, quindi lunedì seguiremo se possiamo anche magari in diretta, perché no, se no insomma sicuramente informeremo nella live di martedì quello che avrà fatto Lanova, perché comunque meritano i ragazzi dopo il campionato fatto e soprattutto la finale playoff persa in quel modo. Fede, noi eravamo lì dal vivo, è stato devastante, perché perdere ai rigori dopo tre pareggi per 1-1 è stato davvero tre davvero partite peggio di 1-1, di cui anche una assegno il giocatore che era in live lì con noi del Torino. Esatto, bellissimo. È stato uno dei migliori in campo di quella finale. Bellissima serata, è stata una bellissima serata, e credo che insomma Lanova abbia anche meritato questa opportunità secondaria, perché davvero è stata una partita. Hanno dimostrato tutte e due le squadre di essere delle grandi squadre, perché insomma se la sono giocata fino alla fine. Intanto andiamo a seguire questi ultimi 10 minuti insieme, Fede. Gli ultimi 40 non hanno regalato particolari emozioni dal gol del Monte Spaccato. Speriamo che ora invece ci sarà magari anche un gol che deciderà questa partita. Continua comunque il possesso palla, questa volta però delle Eagles, che attaccano sul lato di sinistra con Teo, che va al cross in mezzo, ma il colpo di testa è sbagliato. Tanto qua c'è il dubbio universale. Ma credo un po' comunque. Ultime occasioni per vincere questo match. Guarda l'Eagles come ci prova. In area di rigore, palla dentro, tiro, mamma mia! Che parata! Mamma mia! Adesso c'è l'opportunità, vedi, si è accesa. si è accesa, vedi, questi ultimi 5 minuti, si è accesa. Ora c'è magari il bug degli ultimi minuti. Con il Monte Spaccato che ci prova. I minuti di rigore quest'anno sono sempre pochi, eh. Si finisce sempre molto presto. Il colpo di testa, niente, non arriva il vantaggio. Credo che ormai le possibilità siano davvero minime di vedere un gol. 2 minuti di recupero che andranno via abbastanza velocemente. Già se n'è andato uno, recupera il Monte Spaccato. E credo che questo pareggio, insomma, sia anche abbastanza giusto per quello che abbiamo visto. Fede, che dici? Sì, assolutamente. Praticamente ci sono state, penso, tre occasioni: la punizione nel primo tempo del Monte Spaccato più i due gol. Esatto, quindi insomma poco da dire. Complimenti a entrambe le squadre per il pareggio, un punto a testa, e ovviamente si muove la classifica, un punto che aiuta entrambe le squadre. Monte Spaccato che va a quota 4, Eagles che va a quota 2. Siamo alla quarta giornata, ci sono ancora 7 giornate da giocare, quindi ancora è tutto super possibile. Allora io insomma do appuntamento a martedì per un'altra partita del gruppo A, del girone A. Andremo a seguire insieme una partita che praticamente seguendo i nostri canali social vedrete nei prossimi giorni quale sarà, perché ancora non è stata scelta. Io vi do appuntamento a martedì, vi daremo anche l'aggiornamento per quanto riguarda il playoff nazionale che sta giocando Lanova, tra l'altro Lanova che è in questo campionato oltre ad avere la Serie D che sta
che potrebbe iniziare per loro. E, nel caso li rivedremo in Serie E. Se no li rivedremo in Serie E, ovviamente, quindi sarai speriamo di no. Potrai ricommentare i gol di Pellegrino, impareggiabile, eccetera, eccetera. Impareggiabile, non mi ricordo di che squadra, forse del Santo Marinello, ma non vorrei sbagliare. Impareggiabile, chi era? Ah, Pellegrino sicuramente era della Ranova. Ha detto prima impareggiabile, poi sono corretto, tutto Pellegrino. Impareggiabile, se non sbaglio, il Santo Marinella. Pellegrino è capocannoniere, non è lui? Pellegrino, il capocannoniere, quello della Ranova, ha fatto 40 gol. 40 gol. Segna pure mentre dorme Pellegrino. Quando dorme. Grande Pellegrino. E allora, appuntamento a martedì, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Ovviamente invito domani a controllare i risultati di tutte le altre partite, di seguire il nostro campionato sul sito www.sportslivers.com, di seguire il nostro canale Twitch, perché tutte le sere c'è qualcuno che streama, abbiamo tanti streamer nuovi, tante nuove possibilità, e allora è giusto che voi, insomma, guardiate questo canale tutte le sere, vero Fede? Tutte le sere, uno sguardino, un click a questo canale, secondo me vale la pena, perché c'è da divertirsi. E allora, buona serata a tutti, da Franz e Fede è tutto. Ciao! Buonanotte.